Feel Traction in PDO, la bellezza pesa un filo. È il libro appena uscito in italiano e in inglese del professor Pier Antonio Bacci, docente di medicina estetica all'Università di Siena e Barcellona e presidente dell'Accademia Italiana della Bellezza. Allora, professore, è un libro prettamente tecnico, no? Su questa tecnica che lei tante volte ha presentato, che però insomma ha preso vita in questo momento. Sì, questo è un libro tecnico per gli operatori che, si trova nelle librerie scientifiche universitarie. Ora presto ci sarà anche, diciamo, l'abstract per il pubblico, che non è limitativo, ma diciamo è più fatto in forma più di diffusione e di comprensione. Sì, questa è l'edizione italiana, in inglese, la sta uscendo quella in spagnolo e poi dovrebbe andare anche in coreano e in russo. Senta, professore, da quanti anni è che parliamo di fili, appunto, cioè di lifting meno invasivo? È cambiato qualche cosa? Guardi, il primo intervento fatto in Europa è stato fatto alla clinica allora Poggio del Sole, oggi Centro Chirurgico Toscano. Ad Arezzo nel 98, quindi sono passati ormai tanti anni. Quindi insomma è una tecnica sperimentata. Il precedente libro, il primo libro era del 2005 e siamo 10 anni dopo. È cambiato qualcosa in questa tecnica? Sì, moltissimo, è cambiato moltissimo perché diciamo con queste metodiche di questi microfili in PDO, in polidiossanone, non facciamo solamente una sospensione dei tessuti, cioè un rimodellamento dei tessuti e un effetto lifting, ma facciamo molto più, cioè abbiamo un effetto di biostimolazione, per cui proprio questo si è aperto una finestra. E questa non la tecnica che stiamo vedendo? Ecco, questa diciamo è la tecnica, come vedete non c'è neanche anestesia, è proprio un piccolo buchino, l'ago è piccolissimo, è la tecnica che ti permette di sospendere il filo, praticamente sono dei microfili che hanno delle spinature che come degli ombrelli che tendono a sollevare i tessuti. In questo caso invece si vedono delle microcannule. Voi pensate che quella cannula, questa che vediamo adesso, è 0,3 mm, quindi in un millimetro ce ne entra 3. E cosa succede? Si mettono anche nella palpebra dall'altra parte, noi creiamo questa griglia che permette di biostimolare. Senta, tutti la possono fare? Sì, praticamente è una tecnica, non ci no, sono... perché voglio dire, è mini invasiva, è sempre un intervento fatto da persone che voglio dire conoscono bene la tecnica. Ha degli aspetti chirurgici e degli aspetti prettamente medici. Ci sono anche degli aspetti delle tecniche che fanno dermatologi, che possono fare anche medici estetici, la parte che non è chirurgica, perché praticamente è quella parte che tende a dare sostegno, a dare volume, a dare stimolazione. La parte più chirurgica, anche se quasi sempre non ci sono incisioni, certamente richiede una mentalità chirurgica, una mano chirurgica, ma nel 90% non si usa neanche anestesia. Ecco, allora, nei giorni scorsi anche Rai Radio 1 l'ha intervistata su quella detta appunto rivoluzione coreana, no? Ecco, ma di cosa si tratta? Sì, Radio Rai 1 proprio l'ha intitolata Life Rivoluzione Coreana, perché possiamo dire che tutto questo è nato dalla Corea, perché dopo 20 anni o anche più di esperienze in Corea hanno messo a punto questi microfili proprio piccoli come un capello. Voi pensate che il microago normalmente è più piccolo di un millimetro, e perché noi, attraverso questi microfili assolutamente riassorbibili che sono utilizzati in chirurgia, noi creiamo una griglia, un castello, come la retina che il manovale mette prima di fare l'intonaco. E serve per farci andare sopra i fibroblasti, i macrofagi, cioè quelle cellule che tendono a ristrutturare. Quindi noi non vogliamo creare una fibrosi, vogliamo permettere la ricostruzione del nostro collagene reticolare, cioè la gioventù, ma non è il filo. Filo è un veicolo, è quello che noi gli facciamo intorno. Ecco perché anche il Rai ieri hanno intervistato il professor Saggini dell'Università di Chieti, il professor Matucci di reumatologia di Firenze, proprio perché c'è un'apertura, si è aperta una finestra proprio anche in altri settori oltre a questo. Quindi noi abbiamo visto l'intervento nel volto, no? Però è applicabile anche in altre parti del corpo? Sì, dove noi vogliamo praticamente diminuire il cedimento dei tessuti o favorire una rigenerazione. Certo, è più facile favorire una rigenerazione a 40 anni che nel viso mio, però... Però si può migliorare. Never say never, mai dire mai. Cioè si può, allora, nel mio caso è la fatica un pochino maggiore di quello di 40 anni, quindi se uno parte prima è meglio. Però certamente io dovrò faticare di più, quindi metterci insieme tante altre cose. Quindi una maggiore attenzione all'alimentazione, qualche tecnica fisioterapica in più, quindi l'endosfera, la biodermogenesi, la propulsione di ossigeno. Sono tutte metodiche che insieme a questo stile di vita ai fili permettono di migliorare. Dove è utile? Nelle braccia, per esempio, nel cedimento delle braccia, nell'elasticità, tutto quello che va in giù, insomma. E nella cellulite ha dato
nel fibroedema della cellulite ha dato un grande risultato perché esalta le metodiche non invasive che noi facciamo. Però la gestione del tutto non è del medico, è diciamo questo connubio, anche il paziente deve partecipare al progetto. Sì, perché giustamente se poi si hanno dei miglioramenti ma si continua ad avere uno stile di vita non consono, insomma voglio dire, si fa ben poco perché si fa presto a ritornare al punto di partenza, non mi verrebbe da pensare. Si fa presto, però insomma i veri miglioramenti si hanno quando si mette un trattamento integrato. Senta, si usano anche per le zone doloranti? E questa è la finestra che si è aperta enorme, la rivoluzione coreana, perché i fili in Corea non sono nati per l'estetica, ma sono nati per la fibromialgia, sono nati per i dolori, sono nati per le artrosi, e questo ti ha permesso di aprire una finestra nella conoscenza dei famosi punti dolorosi degli energetici. Cioè quelli che loro usano come gli agopuntura, l'agopuntura, sì. Scusate, perché io sento... E noi chiamiamo trigger o tender point, come lo sapete tutti. Ma esiste anche molto di più, perché si parte dalla filosofia del Tuina. La filosofia del Tuina è la base della medicina cinese, quindi oggi c'è proprio un'apertura, un'integrazione, e noi mettiamo questi microfili proprio per mantenere il risultato. Proprio in questi giorni all'Università di Chieti, al Centro di Medicina dello Sport e di Medicina Sportiva dell'Università di Chieti, mi hanno chiesto una collaborazione proprio per fare questo protocollo, e insieme al professor Saggini e alla professoressa Bellomo, e spero porterà proprio a dare miglioramenti anche nella qualità. E tra l'altro vogliamo fare proprio qui ad Arezzo, al Centro Chirurgico Toscano, proprio un corso proprio sulla terapia del dolore insieme ai nostri anestesisti. Professore, senta, le signore che ci stanno seguendo, ma anche gli uomini, perché dal professor Pier Antonio Baccio ho imparato che molti uomini approcciano appunto alla chirurgia mini-invasiva, in questo caso, cioè, è possibile farla tranquillamente tutti? Sì, sì, assolutamente. Oggi bisogna stare attenti, cioè la chirurgia tradizionale, quando ci vuole, ci vuole. Cioè il lifting, quello che taglia, certo. Cioè, ecco. Sono ridotte le indicazioni, ecco, non sono in antagonismo, ma sono in sinergia. Certo, oggi facciamo molto di più usando meno forbici. L'importante è integrare uno stile di vita e cominciare magari un pochino prima. Cioè non vedere il chirurgo estetico per andare solo per fare, ma andare dal chirurgo estetico anche se uno ha problemi, che ne so, di obesità, se si vuole mettere a dieta, se c'è una rughetta che non gli piace, a che età si può? Cioè la parola, l'obesità, uno pensa che l'obesità venga curata dallo psicologo, dal dietista, dal biologo o un palestra. No, oggi si può essere grassi anche essendo magri, perché esiste un'obesità cellulare, quindi è il medico, cioè affidarsi sempre al proprio medico di famiglia che poi manderà lo specialista. L'obesità non si cura con una dieta, con la ginnastica, si cura con uno stile mentale che parte prima, e questo è tanto che lo diciamo. Ecco, anche queste piccole cose permettono di fare nuova cultura. Allora, ritorniamo, perché siamo in chiusura, al libro, no? Con il quale abbiamo aperto, e io vedo, se vado nell'ultima pagina, vedo appunto qui un autunno, no? Un autunno, ora arriva il nostro Massimo che lo inquadrerà. L'ultima pagina mette questa fotografia, perché professore? Perché uno pensa di leggere il libro e di trovare tutte forbici, cose, invece non è così. E il libro cerca di parlare di estetica mettendoci accanto la medicina con la M maiuscola, è medicina, cioè ringiovanire è medicina. E tutti noi pensiamo che dividendo la nostra vita in 100 anni è dal 50 ai 75 anni che noi dobbiamo operare. Non è vero. Perché noi nel nostro autunno raccogliamo ciò che seminiamo prima. Questo è quel messaggio che noi dobbiamo mandare. E con queste parole ringrazio il professor Pier Antonio Bacci.